Salve a tutti amici, sono Mr. Delric e benvenuti qui con me a un nuovo gameplay di Skyrim. Oh ragazzi, ho pensato di farvi un video nonostante questa mia voce suadente, come potete sentire. Anzi, ho pensato proprio di, per questo, di approfittarne, così chi lo vedrà questo video potrà ricordarsi di questo mio mal di gola, potrà fare sonni sereni e pacifici con questa bella voce proprio mielosa. Sentite che bella cosa. Mamma mia ragazzi. Comunque, sia bando alle ciance, proseguiamo il nostro gameplay. Allora, siamo venuti a consegnare la missione. Pare che il povero Sabjorn sia finito nella prigione di Whiterun. Un vero peccato. Ecco, la missione che abbiamo fatto alla distilleria, per l'appunto. Esatto. Vedo che inizi a capire come funzionano le cose qui. Maven ha detto che hai scoperto dell'altro mentre eri laggiù. Qualcosa di importante per la Gilda. Allora, va bene, non d'accordo, c'è lo stesso simbolo. Prima Aringot e qualcuno sta cercando di eliminarci mettendo zizzania tra Maven e la Gilda. Mercer pensa di sapere come identificare questa nuova spina nel fianco. Vuole che tu lo raggiunga subito. Se fossi in te mi sbrigherei. Non l'ho mai visto così infuriato. Ok. Ma a parte il fatto che frecce d'acciaio, figo, bello. Amico mio, ti fotto qualche... No, non mi sparare. Ti fotto qualche freccia d'acciaio, ok? Che in futuro potrei usarle. Magari ti passo dietro, ok? Oh guarda, che bello, sono proprio un pezzo di merda. Ok, allora. Non c'è tempo per le chiacchiere. Mercer ha richiesto la tua presenza. Sì, ok, ma chi è? Con un qualcuno che non ho ben capito chi cazzo sia. Mercer, ah, eccoti. Ho parlato con i miei contatti circa le informazioni che hai trovato alla tenuta Golden Glow, ma nessuno conosce quel sito. Sembrerebbe che stiano cercando di tagliarci fuori indirettamente facendo infuriare Maven Rogo Nero. Molto astuto. Provi ammirazione per loro. Morire no, perché sappiamo che i ladri non vogliono fare morti. Hanno molte risorse e sono riusciti a rimanere nascosti per anni. Sono colpito che si sia arrivati a questo. Ma non scambiare la mia ammirazione per compiacenza. Il nostro avversario paga la cara, ok. Perché, nonostante la loro accortezza, hanno fatto... La pergamena che hai trovato parlava di Gajullai. Secondo le mie fonti è un vecchio pseudonimo utilizzato da uno dei nostri contatti. Oh. Il suo vero nome è Gulum Ei, viscido bastardo. Da dove comincio? Gulumei è il nostro infiltrato nella compagnia dell'impero orientale a Sol. Scommetto che fungeva da intermediario per la vendita della tenuta Golden Glove, che può, e che può indicarci il nostro... Va lì, interrogalo e vedi cosa riesci a scoprire. Se hai domande parla con Brynjolf prima di andartene. Ok, allora qualche domandina è il caso che gliela faccia. Ma dove cazzo è finito? Cioè mi giro due minuti e questo se ne va. Brutto pezzo di merda. Smettila di andartene a giro. Non riesco a credere che Gulumei sia coinvolto in tutto questo. Quell'argoniano non sa neanche dove sia la sua coda. Ok, mi creerà qualche problema. Sarebbe capace di rapinare un mendicante fino all'ultimo septim. Ma non è quello che si definirebbe problemi. È una delle lucertole più testarde che abbia mai conosciuto. È l'incarico giusto per te. Ah, come faccio a farlo parlare? Dovrai corromperlo. È l'unico modo per ottenere la sua attenzione. Se non ci riesci, seguilo e vedi cosa sta combinando. Se conosco Gulumei, è coinvolto in qualcosa di molto più grande di lui. E potremmo usare questa situazione a nostro vantaggio. La pagherà per questo tradimento. Certo, senza dubbio. Dal momento che ha le mani in pasta con la compagnia dell'impero orientale, approfitteremo al meglio del suo debito. Se non fossi stato abbastanza chiaro, Okay, è indispensabile che resti in vita. Per ora, limitati a seguirlo. Prima o poi si ritroverà invischiato in qualcosa di più grande di lui.
torna alla Gilda e riferiscile a Mercer. È la cosa più importante. Ok, va bene, devo... Se scopri che Gulumei ci sta ingannando e che il suo bottino è più grande di quanto sostiene, sarà un'informazione molto utile. Ok, praticamente buona dobbiamo fare una sorta di inseguimento. Prima non dobbiamo cercare... uccidere Gulumei. Ricordagli chi siamo. Ok. Allora... Ok, perfetto, così vediamo di riuscire a seguirlo e a fare questa missione come si deve. Eventualmente se riusciamo anche a corromperlo, usciamo da la comba. Che cacchio? Aspetta un secondo. Ma avevi chiesto anche però facoltativo parla con Brynjolf, ma io non ho parlato forse con Brynjolf. Sì. Adesso devo parlare con l'altro figliaccio di puttana. Allora, andiamo e usciamo dalla città. Dovremmo viaggiare rapidi. Ok. Non dovremmo usare armi o altro. Però intanto potenzieremo il nostro muoversi silenziosamente, il nostro muoversi furtivamente, scusate. Potenzieremo tutta una serie di altre abilità, in pratica. Allora. Nella mappa. Vediamo dove cavolo è che bisogna andare. Ah, ok, dobbiamo raggiungere questo posto. Per raggiungerlo... Allora, qual è la strada più rapida? Per l'amor del cielo, devo fare veramente un giro incredibile. Però devo raggiungere Solitude. Allora, vediamo innanzitutto se il carretto ci va. Serve un passaggio? Allora. Dove vuoi andare? Solitude, eccolo qua, 20 pezzi d'oro. Vado lì e ce ne andiamo. Ok. Perfetto. È la prima volta che vieni a Solitude. Eh, è sì. Una splendida e antica città, la capitale di Skyrim. Ma immagino. Sì, sì, capitale di Skyrim. Cazzo, allora è una delle città più grosse, wow. Che figata. Ok, ci proviamo, andiamo a vedere che cos'è. Non credo che sia una missione particolarmente emozionante, però non si sa mai, in questo gioco possono esistere tante sfaccettature nelle missioni, per cui tanti imprevisti. Lavanda, che bello, la mettiamo nei cassetti perché sapete, ho i calzini che puzzano in una maniera. Oh, un altro della mia razza, vuoi ciao. Vuoi acquistare qualcosa? Ciao. Ma chi... Chi cazzo siete? Fermo. Ti do il benvenuto. Come posso aiutarti? Controllo. Cosa vendi? Pure. Allora, vediamo subito. Urca vacca. Allora, punti danno da gelo. A salute e vigore. Questa è una cicciata incredibile. Costa 1098. Non è male. Non è male, non è male. Versione debole per la magia, versione debole dell'elettricità, versione... Ma ci sono delle pozioni che tutto sommato alcune volte sono veramente stupide. Un elmo di ferro. No, però l'arco non è migliore rispetto a quello che ho equipaggiato. L'ascia è carina, ma fuggono per 30 secondi. Può essere abbastanza utile, però sicuramente ha due mani. Per cui tutto il resto... Oh, però i grimardelli diciamo che... potrebbero interessarmi. E sicuramente, ecco, diciamo che potrei togliertene una ventina. Potrei comprartene una ventina, ok. Per tutto il resto penso che possa non interessarmi, tutto sommato. Scudo magico, stivale di cuoio. Resistenza al gelo, vabbè. Resistenza al freddo, carino, va bene.
Più 75 la rigenerazione magica, le magie dell'illusione costano un 15% in meno. Le uso tanto spesso, effettivamente hai ragione, ma... Che la tua strada ti conduca verso sabbie calde. Sì, perfetto. Anche tu alla tua lettiera, mi raccomando, bravo micio. Allora, aspettate, fermi tutti, perché non mi... Ovviamente ho sbagliato. Devo lanciare questo, devo continuare a lanciarlo, me lo devo ricordare. Ok, possiamo mettere via l'arco perché per il momento non ci serve e possiamo entrare in città. Ok, Se ciao. sei a Solitude per unirti alla legione, parla con Rick. In caso Ah, giusto, qua contrario. potrò anche unirmi alla legione probabilmente. Allora ecco, oddio. Ci saranno le missioni anche per unirsi alla legione. Potremmo fare, diciamo così, anche quel passo praticamente. Oltre a seguire questo, però adesso vediamo, adesso decidiamo cosa caspita fare. Prima farei questa missione, in ogni caso. Nuova Come possono scoperta. fare del male allo zio Rogvir? Dì loro che non è stato lui. In posizione. Svari, devi andare a Un'esecuzione. casa. Va e restaci Traditore. finché non arriva tua Muoviti! madre. Ma che Ci hai figata. tradito! Dovresti dirle che quella feccia di suo zio ha tradito il re dei re. È meglio che lo sappia subito, Advar. Sei davvero dolce, Traditore. Vivien. Rogvir, hai aiutato Ulfric, manto della tempesta, a fuggire da questa città dopo aver ucciso il re dei re Thoric. Aprendo quelle porte a Ulfric, hai tradito la gente di Solitude. Non merita di Traditore! parlare! Non fu un assassinio. Ulfric Bugiardo. sfidò Thoric, sconfisse il re dei re in un duello leale. Zitto, brutta Noi agiamo merda! così. È questa la tradizione antica di Skyrim e di tutti i Nord. C'è dello sterco che possa lanciargli. Boo! Stronzo! Lo torturiamo prima. Oggi andrò a Sovngarde. Ma qua gli imperiali si divertono molto a tagliare le teste, a quanto vedo. Va bene, è stato divertente e molto istruttivo. Ok, possiamo andare, ragazzi? Credo di sì, credo non ci sia altro. Bella guardia che sei stata! Ok. Possiamo andarcene tutti, suppongo. Addio, Anzi, avanza aspettavo pure di le tue. più, Ecco cosa Chiarito. dico. Salve, amici. Ha niente addosso questo? Eh no. E invece sì. Cazzo. Che figata. Io non uso mai l'urlo, ma... Questo sì che è un amuleto che vale la pena tenere. Eccolo qua. Questo decisamente vale la pena. Allora, parliamo. Lo skiver ammiccante. Adesso qualcuno mi spiega come cazzo fa uno skiver ad ammiccare. Ora, mamma mia, che schifo, che brutto. Un sorcio che ammicca. Cioè, proprio l'immagine più brutta del mondo. Posso rubare una campanula mortale. Ma con questo nome chi cazzo la vuole? Vabbè, allora, dov'è? Oh, ciao coglione. Allora, che cosa abbiamo qui? Fammi indovinare. A giudicare dal tuo profumo, direi che provieni dalla Gilda. Puzzo Ci deve così. essere un errore, perché avevo detto a Mercer che non avrei più fatto affari con Una ottima loro. settimana, ragazzo mio. Allora, E sono anche qui un per la mutuo si tenuta sono di Golden buon Globe. umore. Io non Il tratto buon umore terreni o garantisce proprietà. buoni affari. E ora, se hai Sai, bisogno di dovrei merci, ritirarmi sei venuto lasciando che dalla sia il tuo persona mestiere giusta. skiver, figliola. Tu saresti sempre qui a dirmi Ok. cosa fare e a Oh, chiedere da aspetta. bere. E poi Hai detto la praticamente sei tenuta già in Golden Globe. pensione. Ti faccio le mie Non scuse. essere stupido. Dai, Mi brutto dispiace, stronzo. ma so Gestire una davvero locanda poco mia da riguardo a moglie di quella un giovane fanciullo. fattoria delle api, giusto? Ah, accidenti. Ora basta. Non mi ritirerò né Allora, hai ora né fatto da mai. Fine della mediatore per il nuovo discussione. padrone. Forse è come dici tu, o forse no. Non posso ricordarmi tutti gli affari di cui mi sono occupato. Allora, proviamo a corromperlo. Beh, ora che mi ci fai pensare, c'è una cosa che ho sempre desiderato possedere. Ho un compratore che vuole una cassa di vino ardente. Il caso vuole che ne sia rimasta una sola nelle cantine del Palazzo Blu. Portamela,
e parleremo della tenuta Golden Glow. Ok, allora, devo rubare una cassa di vino ardente. Porca vacca, pure questa. Allora, vediamo anche di fare una cosa. Cazzo, mi sono proprio nascosto in piena vista. Ho rubato una campanula mortale. Vaffanculo, brutti stronzi. Ok, allora, adesso. Non mi interessa, Jari. Non importa quante volte me lo chiedi. Ma è una figata però sta città. Allora, ovviamente io rilancio gli incantesimi. Aumentato illusione a 35. Molto bene. Adesso qua possiamo togliere. Allora, solo però che devo capire dov'è che bisogna andare. Ah, ok. Esce fresco, direttamente dai fiocchi. Ah, ma devo andare proprio qua sopra allora. Sarei dovuto andare forse là in cima, vediamo, aspetta. Non conosco, la prima volta che entro qua. Vediamo un pochino se c'è una strada per arrivare là in cima. Non mi pare. Ci sono le fogne qua sotto. Ma è bellissima questa città, ragazzi. Cioè, è stupefacente. Voglio una casa in questa città io. Sarà governata da imperiali di merda, ma è una cicciata incredibile. Ah no, ok, la strada è giusta allora. Andiamo di qua. Palazzo Blu, nuova scoperta. Cardi Mariani da tutte le parti. Buonasera. Ora dobbiamo sopportare anche i mercenari provenienti da Amberfell. Allora, suppongo che dovremmo andare a rubare questa benedetta cassa di non ho ben capito quale cazzo di vino. Vino ardente. Io spero veramente che si tratti di bottiglie di vino e non di qualcos'altro. Allora, ok. Ma cazzo, è bellissima questa cosa. Ma quanta roba c'è? Che figata di posto. Sibyl Stentor ha conoscenze di teoria della magia che non mi sarei aspettato da un umano, anche se bretone. Sì, ma mi state dando delle informazioni di cui non me ne può fottere un cazzo, cioè, ma senza che ve l'abbia chiesto, poi, soprattutto. Altre campanule mortali, così, a caso. Cioè, ma non posso prendere le piante neanche da... Vabbè. Ah! È così facile? C'è una stronzata. Così. Una puttanata inverosimile. Ah, ma che bello però. Ci sarebbe un bordello di roba che si potrebbe rubare. Ma io proverò a fare così allora, aspetta. Vediamo se... Ruba da baule, vediamo cosa c'è qua. Oh, vedi? Spada di legno, utilissima. Utilissima, utilerrima. Vedi che lo sapevo che serviva fare questa scena, questa cosa. Fatemi vedere però meglio, scusatemi adesso. Che lusso. Che figata, è bellissima questa cosa. Te lo giuro. Una strana okay. Magia proviene da quella caverna. Allora, proseguiamo. Andiamo a fare la nostra missione. Al cazzeggio penseremo, faremo una puntata dedicata al cazzeggio, ragazzi, ve lo prometto, dove si va in giro solo, non seguendo una quest principale, ma semplicemente a fare un po' di casino, a rubare, a fare quello per cui siamo nati, d'accordo? Per cui, allora, torniamo di corsa, eccola qua, non evoco ancora le mie evocazioni. Mamma mia, lo skiver ammiccante. Porca puttana, come cazzo si fa a chiamare così una locanda? Porca vacca. Vabbè, comunque ci siamo. Sembra ci sia sempre altro da fare. Ah, vedo che hai con te il vino. Dammelo. Bene, non possiamo far aspettare troppo un cliente, altrimenti si rivolgerà a qualcun altro. Tieni, questo è per te. Io non so che farmene, e inoltre credo debba ricompensarti in qualche modo per i tuoi servigi. Stai cercando di corrompermi? Niente affatto, consideralo come un investimento per allungare la mia vita. Riguardo alla tenuta Golden Glow, ti dirò tutto quello che so. Sono stato avvicinato da una donna che voleva facessi da mediatore per un grosso affare. Mi ha consegnato una borsa piena di monete
dicendomi che non dovevo far altro che pagare Haringot per la tenuta. Gli ho consegnato il denaro e me ne sono andato con la copia dell'atto di proprietà. Ha detto perché stava facendo questo? Di solito quando lavoro non faccio troppe domande. Sono certo che mi capisci. A ogni modo, ho notato che era alquanto stizzita. Le era stato detto di rivolgersi a Mercer Frey. Oh. In affari i nomi sono l'ultima cosa a cui pensiamo. Le nostre ricchezze parlano per noi. Ho il sospetto che tu mi stia mentendo. È tutto quello che so. Non ti ho mai detto di avere tutte le risposte. Ora, dato che il nostro affare è concluso, mi congederò da te. E io ti seguirò. Ma non prima di aver rubato questa. Aiuto, sono incastrato. E adesso vediamo un attimino dove va questo pezzettino di merda fumante. Ok. Adesso sono in piena vista, d'accordo, non mi interessa, però... Ok, è uscito. Ti puoi permettere uno o due setti? Benissimo. Adesso lo seguiamo, vediamo dove cazzo va questo pezzettino di cacca. Non farlo fuori per me è un problema, purtroppo, nel senso che... c'è da dover fare la gilda degli assassini, ragazzi. Lo so perché molti me la consigliano, ma... Ok, andiamo anche silenziosamente. Ho capito, c'è una guardia. Io devo seguire lui, non devo... Non farmi vedere dalla guardia. Cioè, me ne sbatto della guardia. Ok. Cazzo, qua è pieno di guardie, porca puttana. Probabilmente non è neanche necessario che io stia così nascosto, però... Buonasera! No, no, mi faccio vedere apertamente proprio, io sono... io non capisco se a vedermi sia lui, non credo, o la guardia che sta dietro di me. Ok, no, non è lui, lui è proprio stordito come una capra. Op, op, ok. Adesso lo seguiamo per bene, il carretto che noi prima abbiamo sfruttato per arrivare fino a qui. Furtività aumentato, tutto molto bene, siamo anche passati di livello. Ho preso un colpo, a dire il vero, anche con questo suono. C'è troppa gente che mi sta disturbando nel mio inseguimento, a dire il vero. Ok. Oh, vedo che prosegue proprio imperterrito, lui proprio sereno. Vediamo dove cazzo se ne deve andare. Ah, su una banchina, su una nave. Vabbè, io lo continuo a seguire. Rilevarmi non è lui, comunque abbiamo capito che lui ha lo spirito di osservazione di una mangusta. Ma è qualcun altro, è evidentemente qualcun altro. Ok. Stai giocando a nascondino? Brutto bambino di merda! Ma addirittura i bambini cazzo mi beccano. Addirittura i bambini mi beccano, cazzo. Sono proprio un coglione. Sarei molto più tranquillo e felice dopo una scorpacciata di idromele.
cazzo se ne sta andando? Facciamoci anche un bel F5, ragazzi, un bel salvataggio. Ok, è entrato qua dentro. Lanciamoci una volta all'incantesimo. Ok, c'è da dover anche scassinare. Meno male che ho comprato dei grimardelli nuovi di pacca. Ok, ce l'abbiamo fatta subito, fortunatamente. No, che bella personcina. I troll sono proprio delle belle personcine. Comunque, vabbè, fino adesso senza troppe difficoltà. A parte il bambino di merda, che è più furtivo di quest'altro coso qua che stiamo seguendo. Non lo so. Mi arriva alle spalle e mi domanda se sto giocando a nascondino. Cioè, proprio sono una barzelletta di ladro, cazzo, veramente. Vabbè. I'm in the rain. I'm in the rain.